Ciao ragazzi, mi vedete in una situazione un pochino insolita, mi sto truccando e appunto sono in questa mise un po' particolare perché come vi dicevo nel video quello di su Udine, io ho partecipato ad un concorso fotografico e una delle mie foto è stata scelta tra le vincitrici di questo concorso, quindi devo andare a ritirare il premio, la premiazione ufficiale. Quindi mi sto preparando, io per il momento non so ancora qual è la foto che è stata scelta, ma appunto vi porto con me appunto per scoprire, diciamo che è un po' una sorpresa per me anche appunto la scelta della foto, intanto io continuo a truccarmi. Come vedete non sono una grandissima makeup artist, mi trucco proprio il minimo indispensabile. Appunto, non sono. Sono appunto stata invitata alla premiazione, appunto è stata un po' una sorpresa perché appunto non me l'aspettavo, è il primo concorso, diciamo così, serio a cui partecipo, quindi. Non mi sapevo di avere delle foto abbastanza belle, ma per essere una appassionata di fotografia e aver sempre scattato foto molto in maniera impulsiva senza avere le basi della. Senza avere le basi, è stata un po' una sorpresa quella di essere selezionata tra i vincitori, cioè avere una mia foto selezionata tra i vincitori. Non so se riuscirò a fare delle foto magari anche con il cellulare oppure ad avere comunque un video della premiazione, quindi non so cosa potrò esattamente farvi vedere, ma perlomeno mi piaceva condividere con voi questa bella sorpresa, questa bella novità della mia vita, diciamo così. Noi adesso io finisco di prepararmi e di restaurarmi la faccia e ci vediamo direttamente a Udine, direi. Ok, sono tornata a casa, purtroppo la luce non è ottimale in questo periodo dell'anno in camera mia, in ogni caso non ho fatto molte riprese, vi lascerò giusto una piccola ripresa in questo momento in cui vedete le varie foto selezionate che comprendono ovviamente anche la mia foto. C'è stata una premiazione molto velocissima. Proprio molto velocissima perché nel giro di 20-25 minuti avevamo esaurito il tutto. Cosa mi hanno regalato? Questo libro qui di Elio Ciol, un fotografo friulano, ci sono le varie foto all'interno, un bello pesante, comunque sia interessante. E vi faccio anche vedere il mio outfit, vedete la giacca come è fatta, adoro. Adoro, 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 anche dietro. E appunto così. Poi per la cerimonia avevo su un altro giacchettino un pochino più carino, che è questo qui. Vi faccio vedere anche questo. Potete appunto vedere i vari outfit. Non sono una persona per niente adatta a fare outfit, ma anche perché in genere giro pronto jeans, maglietta e felpa. Detto questo, io appunto vi ho fatto vedere quello che ho potuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, in particolare Instagram, dove appunto stiamo crescendo abbastanza in fretta e dove appunto ho messo le foto, quelle che avevo scattato per il concorso. E probabilmente alcune ne arriveranno ancora perché ne avevo fatte una serie, poi avevo dovuto selezionarle. E, se il video vi è piaciuto potete lasciare un like di supporto,
Se vi piacciono le foto che avete visto, potete lasciarmi un commento, potete magari anche condividere il video in modo tale da condividere la mia gioia anche con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!